Ragazzi, stiamo sempre calcolando dei limiti, questa è un'altra batteria di esercizi molto importanti, che ci fanno capire come si fanno, in questo caso, i limiti quando x tende ad infinito, e noi abbiamo visto che ad infinito una somma di potenze con esponente qualsiasi è praticamente approssimabile alla potenza di esponente maggiore, però qui bisogna stare molto attenti a fare questi esercizi. Cominciamo dal primo. Allora, il primo recita: in realtà quello che c'è scritto sopra non è una somma algebrica di potenze, perché in realtà è una cosa scritta così, ok? Quindi non è una somma. Ma l'idea è, visto che sono ad infinito e ho un rapporto tra due quantità, intanto se uno sostituisce, lì viene ovviamente infinito fratto infinito, perché ovviamente lì verrebbe la radice di infinito, vabbè, comunque viene infinito diviso infinito sostituendo. Quindi è una forma indeterminata, va bene? Come si va avanti? Allora, la prima cosa da fare quando x tende ad infinito è guardare con la coda dell'occhio se prendendo solo praticamente la potenza più alta, noi riusciamo a risolvere il problema senza creare ulteriori indeterminazioni. Allora, quindi vediamo se qui è legale fare un passaggio. Cioè, se io faccio il confronto asintotico, nel senso che x alla seconda più 1 lo vedo asintotico con x alla seconda, perché prendo solo il grado più alto. 2x più 1 lo vedo asintotico con 2x. Okay? Perché ad infinito 2x, cioè 1 non conta niente rispetto a 2x e 1 non conta niente rispetto a x alla seconda. Quindi se lo faccio in modo asintotico, devo stare attentissimo a vedere se vado a generare però un'altra indeterminazione, allora dovrei tornare indietro, però allora mi viene radice di x alla seconda diviso 2x. Okay? Allora, altro errore che comunque si potrebbe fare. Vedete che io ho ancora la stessa indeterminazione infinito diviso infinito, infatti adesso dovrei non sostituire ma semplificare, però un errore che fanno tutti è pensare che la radice di x alla seconda sia x. Invece il risultato è valore assoluto di x. E questa cosa è molto importante perché se voi pensate ed è errato che la radice di x alla seconda sia x, state dicendo che la radice di meno 3 alla seconda è meno 3. E invece il risultato corretto è questo. Ok? Una radice di un numero positivo non può fare un numero negativo. Ok? Quindi faccio questa cosina qua che comunque bisognava sapere dalla seconda quando si fanno i radicali, quindi diventa valore assoluto di x fratto 2x, limite per x che tende a più infinito, a più o meno infinito. Ora, come sistemo il valore assoluto? Allora, il valore assoluto di x corrisponde a più x se la x è positiva e meno x se la x è negativa, perché in questo modo meno per meno fa comunque un bel più. Più per più fa comunque un bel più e il valore assoluto è positivo. Okay? Sono tutte cose da sapere. Ma la domanda è, ma io ci metto il più? Cioè il valore assoluto di x diventa più x o meno x? La risposta giusta è dipende, perché devo guardare x a cosa tende. Perché se x tende a più infinito, le x sono positive. Se la x tende a meno infinito, le x sono negative. Questo vuol dire che questo limite è come se si scindesse in due. Allora, se x tende a più infinito, il risultato è una cosa. Se x tende a meno infinito, il risultato è un'altra cosa. Allora, è come se dovessi fare due limiti, ma infatti più o meno infinito sono due limiti. Allora, andiamo a vedere, ragazzi, se generiamo un'altra indeterminazione o riesco ad arrivare al risultato. Allora, con x che tende a più infinito avrei più x diviso 2x, limite per x che tende a più infinito, e qua invece avrei limite per x che tende a meno infinito di meno x fratto 2x.
Allora, adesso non è che sostituisco, perché verrebbe ancora infinito diviso infinito, ma vado a semplificare, lo faccio in parallelo, e quindi vedete che il risultato adesso viene un mezzo. Per x che tende quindi a più infinito, il risultato è più un mezzo. Per x che tende a meno infinito, il risultato è meno un mezzo. E quindi, se uno vuole scrivere in maniera compatta la soluzione, visto che col più viene il più e con il meno viene il meno, potrebbe scrivere come soluzione che il risultato è più o meno un mezzo. E il risultato è finito. Allora, attenzione che quindi graficamente significa. Se uno ha una visione grafica, perché se uno non ha la visione grafica non sa cosa sta facendo, che sono andato a creare due asintoti orizzontali, perché significa che per x che tende a più infinito la funzione sta collassando su un'altezza pari a un mezzo. Non so se sta facendo così o così, perché non so se il limite è un mezzo più o un mezzo meno, comunque fa così o cos'ha. Invece per x che tende a meno infinito il limite è meno un mezzo. E quindi ho un altro asintoto e quindi la funzione o fa così o fa così. Ok? Però è molto importante questa cosa. Va bene, sempre vedere ragazzi la parte grafica. Facciamo il secondo limite, vediamo se andiamo a generare altra indeterminazione o la risolviamo. X che tende questa volta solo a più infinito. Radice cubica di 1 più x alla terza più radice quinta di 1 più x alla quinta diviso radice di 1 più x alla seconda più radice di 1 più 4x alla seconda. Qui cominciamo a tremare perché se noi per caso, in un solo caso, generassimo un'altra indeterminazione, come ad esempio infinito meno infinito, e qui basterebbe pochissimo per crearla, questa approssimazione non andrebbe bene, poi vedremo un caso. Per x che tende a più infinito, ragazzi, con la coda dell'occhio, però noi non generiamo nessuna indeterminazione con le approssimazioni della potenza più grande. Allora, se uno sostituisce, ovviamente gli viene questo. La prima parte, questa parte qui, è un più infinito. Gli verrebbe più infinito, fratto più infinito. Allora, vedete che più infinito non è una forma indeterminata, fa più infinito. Fratto più infinito, ok? Quindi l'idea è che io posso fare un confronto asintotico. Okay? Perché comunque loro due insieme non generano indeterminazione. Se ci fosse stato infinito o meno infinito, invece avrei dovuto fare una cosa diversa. Quindi attenzione, poi vi farò vedere un esempio in cui bisogna fare una cosa diversa. Quindi l'idea è, visto che queste cose le posso unire perché non creano indeterminazione tra di loro, posso dire che x alla terza più 1 è approssimabile ad x alla terza e sotto radice cubica diventa x più. Questa quantità, questo è trascurabile, ok, quindi viene x, sotto viene, allora verrebbe valore assoluto di x, perché trancio via l'1, e qui verrebbe più, anche qui trancio via l'1, e viene radice, e quindi verrebbe valore assoluto di 2x, ok? Qui devo andare a vedere se x tende a più infinito o a meno infinito. Perché se tende a più infinito tolgo le sbarrette col più, se c'è meno infinito tolgo le sbarrette con il meno, qui c'è il più, e quindi mi viene x più x che fa 2x, fratto x più 2x che fa 3x. A questo punto se sostituisco ovviamente genero l'infinito su infinito, ma se qui ho fatto il confronto asintotico, qui ho fatto, vabbè, qui ho fatto le somme, qui, in questo passaggio, vado a semplificare semplicemente la x con la x e quindi il risultato è
2 terzi. Con meno infinito sarebbe venuto meno 2 terzi, perché il denominatore aveva davanti un meno. Quindi, in questo caso posso ancora utilizzare la furbata, ok? Vediamo fino a quando posso utilizzare questa furbata, perché tra un secondo vedrete il bug. Comunque, andiamo avanti e guardiamo questo, vediamo se qui si può fare o ci introduce dei problemi. Limite presche tende a più infinito di 1 più radice di x più radice di 4x fratto 2 più radice di 9x. Allora, intanto x deve essere positivo e x tende a più infinito. Se qui ci fosse stato x che tende a meno infinito, questo non esiste perché meno infinito non è un punto di accumulazione perché il dominio va da 0 compreso in poi, prima di tutto. Poi, singolarmente, se io sostituissi, verrebbe 1 più infinito, fratto 2 più infinito. Su questa riga non c'è indeterminazione, perché 1 più infinito fa più infinito. Mentre sotto 2 più infinito fa più infinito. Quindi significa che io, ancora una volta, ho la legalità di cercare, perché è l'unica cosa che poi posso fare, di creare un unico numeratore e un unico denominatore prendendo le cose più grandi. Attenzione che qui ci sono due cose che hanno la stessa potenza, ok? Perché se il 4 esce sopra, diventa 1 più radice di x più 2 radice di x fratto 2 più, il 9 esce, 3 radice di x, ok? Quindi, 1 euro più 2 euro fa 3 euro. Se uno qui sostituisce, lì diventa, quindi qui non ho fatto praticamente niente se non far uscire i numeri dalla radice, se uno qui sostituisce, è giusto che li venga ancora infinito diviso infinito, non ha risolto l'indeterminazione. Allora, per risolvere l'indeterminazione, devo a questo punto fare la corsa asintotica. Ok? Quindi diventa uguale al limite per x che tenda più infinito. Nella corsa asintotica, capite che questo e questo non contano niente, perché rispetto a degli infiniti, ok? Comunque x alla un mezzo, e quindi praticamente viene 3 radice di x fratto 3 radice di x. A questo punto, se uno sostituisce un pollo, perché diviene ancora infinito su infinito, ma qui bisogna semplificare, e ragazzi sono uguali, quindi il risultato è 1. Ok? Vedete che io qui sto sempre cercando di vedere la potenza più grande, sopra e sotto, e poi semplificando ottengo il risultato. Allora, l'ultimo di questa batteria, invece, è quello più cattivo, perché recita così. E volevo che voi, appunto, vorrei che voi capiate, diciamo, il problema in un esercizio fatto così. Perché vi dico come ragionerebbe un nostro amico pollastro, e poi andiamo avanti. X alla seconda meno 3x meno x alla seconda meno x. Allora, beh, facciamo solo per x che tende a più infinito, perché già è difficile. Allora, prima di tutto, se uno fa il dominio, comunque x che tende a più infinito, cioè tutti i numeri, diciamo, più infinito va bene come punto di accumulazione, ok? Allora, se uno sostituisce nella propria testa, vede comunque che qui, ok, potrebbe comandare l'x alla seconda. Qui potrebbe comandare l'x alla seconda, e quindi viene infinito meno infinito. Allora, a me questa cosa qui non va assolutamente bene. Tra l'altro vi spiego perché. Non va assolutamente bene perché se uno qui facesse davvero l'approssimazione a polinomi, fareste un errore gigantesco, e ve lo faccio vedere. Cioè, voi fareste la corsa alla potenza maggiore, e quindi direste meno 3x non va bene, diventa radice di x alla seconda, che fa valore assoluto di x, meno
valore assoluto di x. E poi, ovviamente, fareste 0, no? Direste 0, perché avete una quantità meno se stessa. Allora, questo ragionamento non è così semplice come sembra, ma non si può fare. Perché, concettualmente, questa x e questa x non sono esattamente le stesse, perché sono già approssimazioni, ok? Perché ho già segato via meno 3x e meno x, e se io genero un infinito meno infinito, questo, ragazzi, rimane, anche se voi le vedete uguali, in realtà, queste due x, è come se non fossero identici, ok? E quindi vado a generare un infinito meno infinito, che è una forma indeterminata. Allora dico, chiedo scusa, perché vedete che il risultato non è zero, anche se molti magari lo pensano, chiedo scusa, perché io posso fare la mia furbata solo se ho un infinito più un infinito, e allora faccio una cosa che voi dovreste sapere fare. Cioè, razionalizzo. Razionalizzando, che è la chiave per risolvere questo problema, che significa moltiplicare sopra e sotto per la quantità con il più, vedrete che si sistema tutto abbastanza velocemente. Proviamo, ragazzi, a farlo, quindi semplicemente, se qui c'è il meno, razionalizzo mettendoci il più, le quantità dentro sono uguali, ma cosa mi porta, ragazzi, la razionalizzazione? Mi porta un numeratore molto facile, perché razionalizzando verrebbe il quadrato di questo, quindi va via la radice, meno il quadrato di questo. Sotto sembra che cioè questo sembra che sia difficile, ma questo non è più un infinito meno infinito, è un infinito più infinito, e quindi posso fare la furbata dei monomi. Lo tengo comunque così, ma vedrete che è come se mi fosse scomparso l'infinito meno infinito che mi terrorizza, e quindi qui posso andare avanti con la furbata. Per x che tende a più infinito, allora sopra x alla seconda, qui verrebbe meno x alla seconda più x, ok, con le tonde, vedete che viene x alla seconda e x alla seconda vanno via. Viene meno 3x più x, che fa meno 2x, il tutto fratto, allora questo, ragazzi, sarebbe un infinito più un infinito, non mi spaventa più. E allora verrebbe valore assoluto di x più valore assoluto di x, che fa 2 valore assoluto di x, e allora qui, col più infinito e col meno infinito, mi verrebbero due risultati diversi. Perché, va bene, per x che tende a più infinito, semplicemente sotto diventa 2x, semplifico, semplifico, meno 2 diviso 2 fa meno 1. Quindi vedete che ancora una volta ho risolto il problema. Attenzione che quindi quando ho infinito meno infinito devo avere paura e applicare la razionalizzazione per creare un infinito più infinito di cui non ho più paura. Ragazzi, adesso io ho scritto questa funzione qua, e se infatti la andate a vedere, guardate la bellezza. Per x che tende, questa funzione qui che ho appena fatto, per x che tende a più infinito, infatti, vedete che fa meno 1, non fa 0. E invece per x che tende a meno infinito, visto che il valore assoluto cambiava segno, veniva non meno 1, ma più 1. Perdiamo l'informazione, diciamo che sia 1 più o 1 meno, comunque tutto è confermato.